Indeciso sul corso di laurea? Fai il test di orientamento su eCampus4U.it. Deluso dall'università? Su eCampus4U.it scopri un nuovo modo di studiare. Troppo impegnato per laurearti? Il piano di studi lo progetti tu su eCampus4U.it. Università eCampus. La conosci? La scegli. Zona Cesarini. Buonasera da Maurizio Ruggeri, seconda parte di Zona Cesarini con Ombretta Conti in regia, Antonio Tisi all'assistenza al programma, Giacomo Tronci e Marco Mascia per la parte tecnica. Adesso ci dedichiamo a un libro su un ragazzo e che purtroppo non c'è più, un ragazzo che andava in bicicletta, che sognava anche di andare al Tour de France, volato in cielo durante un allenamento sulla statale Tosco-Emiliana. Ne parliamo con un ex ciclista, nonché collega, Paolo Alberati. Buonasera Alberati. Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori di Zona Cesarini. Allora Alberati, non deve essere stato facile sicuramente scrivere questo libro, forse è stata la cosa più difficile, insomma, accettare pur, diciamo, una preghiera del padre di Tommaso Cavorzo. C'è una bellissima, mentre lo sfoglio, perché è un libro che va sfogliato perché sono dei disegni struggenti di questo ragazzo, e vedo una dedica anche di Alfredo Martini a Tommaso, che ricordiamo con profondo amore, e vorrei subito leggere a pagina 43 di questo libro, Tommy sapeva correre, di Paolo Alberati, con una bella prefazione di Maurizio Fondres per Giunti Progetti Educativi per quanto riguarda la casa editrice, una frase di Martini che dice: ecco, Alfredo ci ha detto che il ragazzino che sceglie di fare ciclismo oggi è un eroe di tempi moderni, ma non per forza il ragazzino che vince, perché no, lui ha detto che bisogna ridare ai giovani di oggi la dignità di non vincere. Beh, questo, ecco, sarebbe bello accettarlo, e forse Tommaso, che lei ha sicuramente conosciuto, l'ha accettato più di altri, lo accettava più di altri. Ma vengo abbastanza scosso dall'introduzione che riguarda Alfredo. Ne parlavamo 3 giorni fa con il papà di Tommaso, Marco Cavorso, che, detto per inciso, è stato anche lui atleta azzurro dello sci di fondo con De Zolt, Vanzetta, di livello nazionale. E quindi quando la prima volta mi chiese 3 anni fa di mettere mano a questo libro, diciamo, prima intesi da uomini di sport, dovevamo farlo nonostante fosse molto impegnativo, nonostante fosse molto doloroso. Lei ha detto era come un cazzotto nello stomaco, insomma, voglio dire. Ma a me è successo più volte, scrivendolo, era il quarto libro che scrivo per la Giunti, e non mi era successo prima di trovarmi a piangere mentre approfondivo nelle pagine che scrivevo la vita di Tommaso, perché va detto l'antefatto che nel momento in cui Marco, papà di Tommaso, mi ha chiesto di scrivere questo libro, la prima cosa che ho chiesto a Marco è di andare a vivere per qualche giorno a casa loro, perché non puoi raccontare la vita di un ragazzino che ti ha lasciato da 2 o 3 anni con i genitori che leggeranno, con i compagnucci di scuola, i professori, e non raccontare veramente quello che Tommaso sentiva. E quindi è stata un'emozione dietro l'altra andare a dormire in casa dei Cavorso, dove ci sono 2 sorelline e un fratellino di Tommaso, dove ancora veramente è tutt'oggi palpabile il grande dolore di questa scomparsa, che il 26 agosto di quest'anno ha celebrato il 5º anno. E dicevamo appunto con Marco, il papà di Tommaso, che Alfredo ci ha lasciati l'anno scorso il 25 agosto. Si sono dati la staffetta di 4 anni di differenza, ma appena un giorno. Allora, Alfredo l'anno scorso, nel mese di maggio, poco prima di lasciarci, mi chiese di fare 2 chiacchiere, e lui mi disse, Alfredo Martini, dice: guarda, voglio che tu faccia il mio testamento sportivo. Allora, schernendolo, no? Ho detto: Alfredo, ma che dici, dai, ti sei sempre ripreso? Dice: no, guarda, vieni qua, mettiti seduto che ti devo raccontare un po' di cose. E questo capitolo, che parte da pagina 43, è proprio un racconto del Giulio Bartali sportivo. E Serse Coppi, Lui mi ha raccontato, Alfredo mi raccontava, dice: ma guarda, quando oggi un ragazzino decide di fare il ciclista, comunque uno sport di fatica, fino a poco fa avete parlato di atletica, no? Il mezzo fondo. Sì, sì, sì.
Quando un ragazzino oggi decide di fare sport di fatica, rispetto ai suoi coetanei, è un ragazzino che si pone di fronte a un sacrificio molto grande. Dice, per noi, nei nostri anni, fare ciclismo, a inizio secolo, 1945-46, subito dalla guerra mondiale, fare il ciclismo era un privilegio, perché mio fratello, quando io il mattino partivo alle 6 in bici per andare a fare l'allenamento da professionista, mio fratello era già 2 ore che era nel campo a lavorare. E quando io rientravo dopo 200 chilometri lunghi, faticosi quanto vuoi, ma alle 2 del pomeriggio, mio fratello era ancora lì fino alle 4 certo. del pomeriggio. Fino a... Queste sono a belle parole, perché poi chi lavora, insomma, voglio dire, insomma, delle volte insomma, fatica molto di più di chi fa sport. Però lei diceva, Alberati, che dice una cosa giusta, adesso sono più incompresi i ragazzi che vogliono fare atletica leggera o ciclismo. Una volta, ecco, il ciclismo, a parte che stava in prima pagina dei giornali sempre, adesso è più difficile, non so, è una scelta sicuramente più coraggiosa. Allora, al di là del fatto che credo, io ho 42 anni, ho smesso di fare sport attivo da professionista. Ricordiamo che lei è stato ciclista, sia in bici a corsa sia con la mountain bike, no? Sì, no, dico, al di là del fatto che chi oggi decide di fare sport, è quello che io sto cercando di inculcare anche nei miei figli, hanno 5-7 anni, ma insomma il gusto di sfidarsi giocando a pallone piuttosto che andando in palestra o in bicicletta è la prima cosa che mi viene in mente. Le hai fatto che spesso sono la meglio gioventù. Il problema reale dei giorni nostri è che quando io all'età di Tommaso, a 13 anni, percorrevo, allora abitavo in Umbria, la strada tra il lago Trasimeno e Perugia e incontravo in 10 km 6 macchine, oggi il 13enne ne incontra 600. E quindi sì. Il problema principale è che non è, il ciclista, specialmente il più giovane, oggi non è incompreso, oggi è in pericolo continuo. Lei dice giustamente in seconda di copertina poter trovare le strade buone, le strutture, la segnaletica, però purtroppo, diciamo la verità, Alberati, noi andiamo in bicicletta, ma non è che insomma abbiamo delle corsie preferenziali, la gente in macchina corre, molte volte siamo noi stessi ostacoli, perché anche per, mettiamoci anche nei panni degli automobilisti, delle volte si corrono, per carità, però molte volte i ciclisti, diciamo, sono un pericolo anche per le macchine, insomma è difficile scartarli. Purtroppo forse non abbiamo, che ne so, insomma, le strade necessarie per allenarci. Sicuramente non è ha visto poi quello che succede anche durante i grandi giri, no? Insomma, cioè, ultimamente Sagan è stato preso da una vettura, da una moto dell'organizzazione. Siamo sempre appesi a un filo. E forse anche questo, voglio dire, il fascino di questo sport. Fascino di essere uccisi a 13 anni. No, non voglio dire questo. No, io stavo ascoltando religioso silenzio le sue parole, però se mi posso permettere, non esiste un impegno di lavoro, un appuntamento e un orario inflessibile che valga la vita di Tommaso D'Avorso e di tutti i suoi amici che ci cosa hanno successe? Lasciato nella stessa situazione. Cosa successe a allora, Tommy? Tommaso si stava allenando con la direttore sportivo della sua squadra, che era l'Aquila di Ponte Aema, la stessa squadra di Gino Bartali 100 anni prima, con altri Bartali nato a Ponte Aema, nato a Ponte Aema e ciclista di quella squadra lì, che ancora c'è, ancora oggi facevano allenamenti sulle stesse strade. Il problema è quello che dicevo poc'anzi, Bartali incontrava dei carretti o dei cavalli, oggi noi incontriamo macchine con 300 cavalli. Era appena andato in fuga per anticipare una salita, lui sapeva di non essere fortissimo, in questa strada tosco-romagnola 67, in un rettilineo di 400 metri, lui solo nella sua senso di marcia, nell'altro senso di marcia c'erano 5 macchine. La quinta macchina di queste 5, striscia continua, ha deciso di fare un sorpasso multiplo, di superarle tutte e 4 quelle che lo precedevano. Ha avuto, secondo la perizia del tribunale, ovviamente c'è stato un processo, e qui ci tengo a dire che a seguito del quale all'automobilista è stata semplicemente tolta la patente 1 anno e mezzo, punto, finito lì. Ha superato tutte e 4 le macchine, ha avuto 15 secondi di tempo per verificare se era meglio rientrare dal sorpasso o prendere Tommaso. Tommaso è stato colpito all'esterno della sua striscia bianca, cioè era più a destra della striscia bianca. Questo è un omicidio. Allora, posso capire... ti sfugge la macchina perché è bagnato, posso capire, è successo a un ragazzino, Antonio Orsani, che in allenamento ha toccato un suo compagno di squadra 4 anni fa e ha invaso l'altra corsia,
ma quando si viene uccisi in questa maniera e quando poi la famiglia Caporso si rende partecipe per il progetto di omicidio stradale come legge presso la Camera dei Deputati e si ritrova il muro di coloro che ti dicono che può essere considerato tale solo se guidi sotto l'effetto di droghe o di alcol, che detto questo non è poco. Certo. Ma non puoi pensare, ma io prima Alberati naturalmente non volevo dire il fascino della morte, per carità, no, insomma, al massimo rispetto, però mi rendo conto della pericolosità di questo sport che purtroppo con papà Marco abbiamo deciso di semplicemente non piangere sulla morte di Tommaso. Anzi, il libro è un'ottima iniziativa, insomma, per cercare di averlo tra voi, insomma, tra noi, ecco, insomma. Socrate diceva che per il miglioramento non ci si può adagiare su quello che è passato, ma bisogna fare di più. Ecco che allora Marco mi ha chiesto di partecipare con lui e di questo abbiamo reso partecipe e ne è entusiasta Maurizio Fondes, non solo ad un libro ma a un progetto che avesse un obiettivo finale, quello di una legge che tuteli i ciclisti. E visto che tutto quello che lei ha detto è assolutamente vero, interessando Andrea Ferrigato, anche lui ciclista, come no, lo ricordiamo benissimo, è ora responsabile del sindacato dei corridori, l'idea di Andrea è mica sbagliata. Una bellissima prefazione di Fondes, i bambini non muoiono, pedalano, insomma, è da leggere veramente. Tommy sapeva correre, Paolo Alberati, giunti progetti educativi, e lo fa parlare in prima persona lei Alberati, e Tommaso, in questo libro. Della bici mi piace tutto, innanzitutto i colori, la mia prima bici, quella del Veloclub Borgo, era rossa, assomigliava a una Ferrari, era una Vicini, guarda caso anch'io ho avuto una Vicini bellissima tra l'altro, e insomma, voglio dire, la scelta di farlo parlare in prima persona. Questo libro, la verità è che l'ho scritto due volte. La prima volta l'ho scritto in terza persona, ma non mi piaceva. Anche con la casa editrice abbiamo pensato che forse era il caso di scendere ancora più in profondità. Allora, in quel momento, un altro viaggio, ora abito in Sicilia, da casa mia fino al Mugello, per entrare di nuovo nelle cose di Tommaso e in pochissimi giorni è uscita questa seconda versione. Probabilmente il complimento più bello che ho ricevuto ed emozionante è stato quello della nonna di Tommaso che tra le lacrime mi ha detto: come hai fatto a raccontarmi cose di Tommaso che lui stesso... E allora leggiamolo questo libro su Tommy. Tommy sapeva correre, Paolo Alberati, la prefazione di Maurizio Fondriest, giunti progetti educativi. Buonasera e complimenti Alberati. Buonasera, rispettati ciclisti, noi portiamo sorriso e non smog nelle strade.